Zuppa di fagioli con crostini di pane. La zuppa di fagioli con crostini di pane è un piatto saporito ed energetico che ben si adatta alle giornate fredde di marzo. Facile da preparare, la zuppa di fagioli con crostini di pane è un comfort food perfetto da gustare in compagnia. Per preparare questa pietanza occorrono pochi ingredienti semplici e genuini. Ingredienti: fagioli borlotti secchi, sedano, carota, cipolla, olio extravergine di oliva, pomodori pelati, pane raffermo, aglio, rosmarino, sale, pepe. Preparazione: metti i fagioli borlotti secchi in ammollo per almeno 12 ore. In una pentola capiente scalda l'olio extravergine di oliva con una cipolla tagliata a dadini, una carota e del sedano a rondelle. Aggiungi i fagioli ben scolati, copri con acqua tiepida e lascia cuocere a fuoco lento per almeno un'ora, fino a quando i fagioli non saranno morbidi. Aggiungi i pomodori pelati schiacciati, sale e pepe a piacere, mescola bene e lascia cuocere per altri 15 minuti. In un'altra padella scalda un po' di olio extravergine di oliva con uno spicchio di aglio intero, un pizzico di rosmarino e un po' di pepe. Trita il pane raffermo e aggiungilo al padella con l'olio, mescola e fallo tostare fino a quando non sarà dorato. Servi la zuppa di fagioli con i crostini di pane.